buonasera a tutti, siamo di nuovo qui con una mostra molto molto particolare. E complimenti a chi l'ha preparata e complimenti al nuovo presidente che ha dato un tocco particolare alla novità. E tanti auguri. Diciamo due parole su questa mostra. Mi è piaciuto molto mettere in piedi questa mostra con il gruppo perché abbiamo veramente lavorato insieme, l'abbiamo pensata, studiata e realizzata. Abbiamo dovuto fare un po' di fatica a convincere Gianni, che è un veterano ormai, un grandissimo grafico, conosciuto in zona. E poi abbiamo accettato una sfida, io, Adriana Castiglione, Claudia Gorla, che collabora con me nel laboratorio, abbiamo cercato di coordinare i nostri lavori fatti in retrofusione ai suoi disegni grafici. E questa è una novità ed è una cosa che ci ha dato una spinta notevole. Poi con noi abbiamo Enrica Mola, che anche lei ha un laboratorio in Gravellona, si chiama Dorà, è ormai conosciuta in zona ed è una delle poche che secondo me lavora ancora veramente incidendo specchi, vetri a mano, con la punta di diamante. I suoi lavori parlano da sé perché sono limpidi, precisi ed è bravissima. Poi abbiamo delle ragazze emergenti, Mara, emergenti non tanto perché anche Mara Adriana ha un laboratorio in Gravellona. Non lavora solo vetro, però in questa occasione si è concentrata sui lavori, sulle opere in vetro Tiffany. Piacevoli e gradevoli da vedere anche i lavori di Mara. E la new entry, Chiana Rossi, giovanissima, forse la più giovane del gruppo, di Menaggio, anche lei amante della lavorazione del vetro, e sa esprimersi molto bene, è molto precisa, è la prima volta che si pone a questa passione, sta portando avanti il suo discorso, ha comunque una preparazione artistica e i suoi lavori dimostrano la sua espressione. Bene, vi auguro buona visione e andiamo a mangiare.